lifetime in review. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su FIFA 18 con il viaggio di Danny questa volta. E siamo pronti per continuare appunto l'avventura di Danny stavolta, in quanto Hunter si è infortunato negli ultimi due episodi e quindi il gioco ci ha fatto scegliere se salvare la carriera di Danny Williams o di mandarla a farsi benedire, e io ho deciso di salvarla, anche perché mi è sembrato un ragazzo simpatico e quindi così da portare una serie calcistica un pochino lunga. Poi comunque ragazzi vi devo chiedere scusa per il fatto di essere stato assente in questi giorni, ma tra lavoro e influenze a parte non ho potuto registrare. Infatti sono riuscito a portarvi almeno il finale finalissimo negli scorsi giorni di Kingdom Hearts 3D. Adesso infatti resteremo in attesa dell'uscita del 3. Vi ricordo ragazzi che comunque il 20 di aprile inizierà la nuova serie che sarà su God of War, che uscirà appunto il 20. Quindi adesso bando alle ciance, ciancia alle bande e andiamo avanti. Ok, siamo tornati in casa a Manchester e andiamo avanti. Siamo contro il Swansea. Il Swansea. E partiamo titolari, buono. Danny Williams, unica punta. Parti titolare in un match Premier League con Danny. E mi sa che ce la facciamo, eh. Siamo già titolari. Un saluto a tutti da Piero Gepardo, match tutto da vivere, che commenterò ovviamente con Stefano Nava. È sempre un piacere Piero, amici a casa, ci siete, siete pronti? Sì, mi rivolgo a voi, mettetevi comodi, allacciate le cinture, perché ho l'impressione che ne vedremo delle belle. Vediamo in campo la formazione del Manchester United. Tecnico che ha scelto un 4-5-1 però a trazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare buono punta in fase di possesso palla, andando a formare un 4-3-3. Gara che finisce, prestazione di attaccante, età 19 anni. Dopo quello che ha fatto in Coppa, capito che oggi avremmo visto un giocatore diverso, ma forse si sta anche risparmiando in vista della finale. Faccio fatica a credere che quello della semifinale di Coppa e quello visto oggi siano lo stesso giocatore. Oggi Danny Williams non solo non ha segnato, ma una volta in campo si è limitato a fare... Martial! Da rivedere il tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta. Rock e messa. Dai, è una delle stelle in campo quest'oggi, è uno che si destreggia alla grande sia nello stretto che in campo. Dai ragazzi, però su, palla al piede, diventa inarrestabile. Pericolo, ecco il tiro. Caspita, non chiudete. Mamma mia, che occasione questa, Pier. Perché è quella che ho creato io prima. Danny Williams, possesso per lo United. Dai, che ti fai vedere lì e non corri. L'ho passata all'ultima apposta. Montero. Dai, Kisung Yuen. Oh, volete chiudere? Efficace qui il portiere. Cioè, che difesa del cacchio. Palla che finisce in angolo. Calcio d'angolo battuto. Van der Horn. Deviazione aerea. Vabbè. Solo il gol. Ha angolato troppo la conclusione. Ragazzi, cioè, siete scarsi in difesa però, eh. Carroll. Più che un attaccante a Mourinho servirebbe un difensore. Situazione.
Si può giocare. Oh, ma mi ha tirato, mi ha buttato giù. Montero. Ci sono metri a disposizione. Mkhitaryan. Passatemi la palla. Vai, che t'ho visto. Tira! Perché non hai tirato, Danny? Qui hanno buttato via il pallone per allentare la pressione. Daniel Williams. Tira! E c'è la presa sicura del portiere. Ma perché non ha un tiro decente? Bravi! Matic. Williams. Occhio al suo movimento. Pallone che finisce. Che hai fatto? Tiravi! Buona, ma solo nelle intenzioni. Fallo? Non ha preso il giro voluto terminando la sua corsa lontana. Ah no. Non ha avuto dubbi l'arbitro, dopo la norma del vantaggio è arrivata l'ammonizione. L'arbitro non ha fermato subito il gioco, ma la prima occasione è intervenuta. Una grande interpretazione. Van der Horn. Ragazzi, però... Alla recuperata, azione interrotta. Pallone interessante. Occhio a Pogba. Olè, su assist! Dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Trovato la porta con grande precisione, con un gol formidabile. Sì, Paul, ringrazia il mio assist. Ottima tecnica, grande abilità di tiro come la sua, poteva permettersi questa giocata. Ma ci riprende con il Manchester United, dunque battaglia. Vai. Riescono a recuperare il possesso. Sung Yong Ki. Montero. Occhio, cerca l'area di rigore. Matic. Pogba. Corri Paul, corri. Può avvicinarsi alla porta. E fallo arbitro. Rocket Mesa. Chi? Rocket League? Punta l'area. No, raga, pareggiare no, eh. Oh. Buona la chiusura. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Mkhitaryan. Si andrà avanti a giocare per vai Paul minuti. Che l'hai fatto Paul? Perché l'hai mandata lì? Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Si chiude il primo tempo. Olè, 1-0 per noi. 1-0 alla fine della prima frazione. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui ad Old Trafford. L'avevo intercettato. Rocky e Mesa. Ma ottimo. Se la tenevi era meglio Paul. Guadagna metri verso l'area. Danny corri Danny. Aspetta, corri. Aia. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Grazie. Fuori gioco abbastanza evidente direi. Attento comunque l'assistente, non credo che potesse fare comunque molto da quella posizione. Possesso per lo United. Nostra. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Occhio al corner di Mkhitaryan. Attento qui il difensore che allontana. Giocala, bravo. No! Gli ruba benissimo il pallone. Sung Yong Ki. Ma io mi chiedo perché fanno. Oh, dai, Martial. Tocco di ritorno. Paul, si può. Ha spazio per andare. Dai, ma cavolo! Ho schiacciato per tirare. Da quando uso Danny però c'è un tiro Danny che perfetto oggi nei passaggi.
Buono così. Herrera. Dove sei? Daya. Ci sono metri a disposizione. La mette in mezzo con questo pallone. Vai, ottimo. Ottimo così. Mi correre lungo la fascia. Io la passo a Paul Pogba. Che perde palla. Paul il perdi palle. Van der Oorn. Pigliala. Oh. Marcial. Dove cavolo la mandi? Cerca la sovrapposizione. Liberati prima però. Attenzione a Llorente. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Se non mi fanno vedere dov'è Danny Williams, io. Martial. Corri, dai Danny. Sei lento però. Recupero del pallone, possono ripartire. A rischio di sostituzione. Sung Yong-ki. Se Danny è scarso di base non è colpa mia, eh. Anger. Dai però. Mio, non riescono a prendere un pallone questi qua controllati dal computer. Mkhitaryan. Pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia e allora continua. Ma siete scarsi però. Tale da far venire giù lo stadio, vedremo come sfrutteranno questa occasione. Occhio Williams che avanza. Occhio Williams che avanza, di sta cepa è avanzato. Hunger Games. Bloccalo! Minchia! Darmian. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Pallone tra i piedi di Williams. Attenzione, pericolo. Palla in gioco. Dai, Altri 120 secondi da giocare. Situazione complicata per la difesa. Minchia! Impeccabile lettura difensiva. Interrompe bene l'azione intercettando il... Vabbè, abbiamo vinto. Triplice fischio e tutti negli spogliatoi. Finisce qui la partita di stasera, la dimostrazione che oltre alla qualità davanti ci vuole grande solidità dietro e loro oggi l'hanno avuta. Effettivamente i difensori sì, sono però determinati e determinanti nel contenere l'attacco avversario. Stefano, ti è piaciuto Pogba oggi? Ha trovato il gol vittoria? Sì, grazie al mio assist, Paul. Non te la tirare. La generosità. Ha dato a Danny Williams le ultime istruzioni prima di farlo entrare. È la vita semplice dell'attaccante, è l'occasione per target 8, lascia un noi segna un gol e vinci la partita. Non può lasciarsela sfuggire. Matic. Da che parte dobbiamo attaccare noi? Ah, di qua. Sono già avanti di un gol, vedremo se sfrutteranno al meglio questo tiro dalla bandierina. La mette dentro Mkhitaryan. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Aidara. Questa è una gara. Ma chi segna di più però? Marcos Rocco. Paul Pogba. Punta l'area. Sventa qui la minaccia. Trova la magia di tacco. Però cavolo, mi hanno fatto un fallaccio di quelli. Da dietro così. Vai, abbiamo vinto. Più tempo, arbitro che manda le squadre e gli spogliatoi. E l'arbitro mette la parola fine su questo match, ovviamente molto Lukaku ha segnato il Valencia. Soprattutto per i tifosi. Si è visto e si è sentito, tra queste due squadre c'era grande rivalità. Entrambe hanno dato però il massimo, battendosi fino all'ultimo minuto.
I vincitori stasera faranno sicuramente tardi per festeggiare come si deve. Volevo farlo il gol, però cacchio, mi è andata di sfiga. C'è il lancio di Matic. Oho. Non posso senzarmi il tiro, no, aumento i tiri di precisione a sto punto. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e alla prossima, ciao belli.